Come si usa la pittura acrilica? Prendi in mano tubetti e pennelli perché nel video di oggi vi mostro un esercizio per principianti per dipingere due tipologie di fiori con i colori acrilici. Per questo esercizio dipingerò su una carta Mixed Media Winsor & Newton. Utilizzerò dei pennelli sintetici, quindi ho preparati sia tondi che piatti, ma alla fine utilizzo solo quelli tondi. Dell'acqua pulita. Un piattino per mescolare i colori e poi ovviamente i colori acrilici. Bastano 4 colori, i primari col bianco. Per prima cosa inumidisco un po' il pennello, quindi lo bagno e poi assorbo l'acqua in eccesso su un panno. Dopodiché mi metto a formulare il colore viola dei primi fiori, che penso siano dei bucaneve, utilizzando bianco, rosso e blu. Quando il colore è pronto, partiamo subito a dipingere senza fare il disegno. Ebbene sì, perché l'esercizio di oggi consiste nel disegnare i fiori attraverso le pennellate, in quanto la dimensione del pennello descrive perfettamente la dimensione dei petali dei nostri fiori. Ovviamente, più vogliono essere grandi i nostri fiori, più dovrà essere grande il pennello e viceversa. Quello che faccio quindi è, seguendo un'immagine di riferimento a cui trovate il link qua sotto nella descrizione del video, vado a descrivere ogni petalo con una pennellata, e il consiglio d'oro che vi do è di procedere sempre partendo dai petali in secondo piano e via via fare quelli che vengono più in primo piano. Per rendere di più il colore del petalo vado a creare un viola un po' più scuro, e quando il pennello è zuppo di questo colore puccio soltanto la punta nel bianco per creare una sfumatura all'interno della pennellata. Le striature del pennello poi ricorderanno quelle che ci sono sul petalo. E procedo così per tutto il fiore, ripucciando il colore prima di ogni petalo e, mi raccomando, partendo sempre dai petali in secondo piano per procedere poi verso quelli in primo piano. Dopo qualche passata vi consiglio di non insistere, perché l'acrilico inizierà già ad asciugarsi, quindi piuttosto lasciatelo asciugare così com'è e intervenite dopo una volta che è asciutto. Ora pulisco il pennello per creare un viola ancora più chiaro e quindi, come prima, faccio il procedimento opposto. Col pennello pieno di viola chiaro, quasi bianco, puccio la punta nel viola più scuro e riparto insomma con le mie pennellate. Se siete principianti assoluti potrà sembrarvi un po' intimidatorio partire così senza il disegno, ma vi do due buoni motivi per cui questo esercizio è adatto proprio a voi. Il primo è che, esercitandovi sulle pennellate, imparerete meglio come muovere il pennello, la velocità con cui fare la pennellata, la pressione da applicare e, insomma, generalmente la qualità delle vostre pennellate migliorerà di molto. Il secondo motivo, perché se avete calcato troppo, la grafite poi sotto l'acrilico non si cancella e non tutti i colori sono abbastanza opachi da coprirla. Per mescolare il verdino degli steli ho aggiunto un po' di giallo al viola e poi ho rincarato di blu, così che il verde venga completamente desaturato dal rosso presente nel viola. Ho aggiunto anche un po' di bianco per tonalizzare i valori tonali. Con l'acrilico è difficile fare delle linee belle pulite, quindi vi consiglio di diluire un pochettino la linea per cercare di farla quanto meno frastagliata possibile. Secondo me non c'è modo di creare delle linee pulite soltanto con l'acqua, ma l'acrilico secondo me va diluito proprio con dei medium appositi per acrilico. Vi lascio il link di un prodotto della Liquitex che può fare al caso vostro qua sotto nella descrizione del video. Come vi dicevo, prima di ritoccare i fiori bisogna lasciarli asciugare, quindi adesso che sono asciutti creo un viola un po' più scuro e vado a ripassare alcuni petali che voglio siano più scuri. Questo perché l'effetto tridimensionale viene dato quando i petali esterni sono più scuri rispetto a quelli interni in secondo piano, perché così sembra che la luce sta all'interno del fiore e i petali esterni sono un po' in controluce. Riciclando il verdino spento di prima, aggiungo un altro po' di rosso e di giallo per creare il arancionino marroncino dei pistilli, che voglio sia molto desaturato per non rubare l'attenzione dal viola dei petali. E voilà, il primo tipo di fiori è già finito. Come avete visto, è un esercizio molto semplice, ma che vi aiuterà molto a migliorare nella pittura.
Passiamo al secondo fiore di oggi, un bel crisantemo arancione, anche di questo trovate l'immagine di riferimento qua sotto in descrizione. Partiamo creando un bel arancione scuro e poi col pennello mi segno alcuni punti che circoscrivano il centro del crisantemo, quindi quella zona in cui i petali centrali si ripiegano verso se stessi. Dopodiché, anche qui senza disegno, parto con delle pennellate decise dall'esterno verso l'interno del fiore. Anche qui, volendo, posso fare il trucchetto di prima, quindi di pucciare il pennello nel bianco, il pennello pieno di un altro colore, in questo caso l'arancione, per creare una sfumatura all'interno della pennellata. Faccio una bella corolla seguendo l'immagine di riferimento, mi raccomando, creando dei petali un po' diversi tra loro, che si inclinano in modo diverso, che hanno lunghezze diverse. Dopodiché riempio tutto il centro e poi creo un colore marroncino, quindi fatto dall'insieme dei tre primari, che scurisca il centro per dare l'idea dell'ombra appunto su cui i petali si ripiegano, insomma. Questa tonalità scura è molto importante perché creerà un contrasto con i petali che saranno chiari. Ora creo questo colore chiaro a base di bianco con un po' di arancione e creo i petali centrali del crisantemo. Questa volta partite dal centro così che la punta del pennello descriva bene la punta del petalo. Faccio un po' di più di questo colore, mi raccomando con gli acrilici è meglio mescolare più colore di quanto ce ne serve e vado a creare gli altri petali che stanno intorno alla corolla centrale e che quindi sono un po' più morbidi, un po' più allargati. All'inizio ho usato un colore chiarissimo, ma questo tono pescato un po' più scuro è molto meglio perché più strati facciamo di transizioni di colore intermedie, quindi dall'arancione al bianco, più il nostro crisantemo guadagnerà in tridimensionalità. Quindi possiamo riciclare le tonalità di prima aggiungendo del bianco, aggiungendo dell'arancio per creare tante sfumature diverse. Ora infatti scurisco un po' i petali dell'inizio che erano troppo chiari. Per rendere questi petali del crisantemo, la punta del pennello e il movimento del polso sono veramente fondamentali. Quindi anche questo dipinto possiamo definirlo un esercizio che vi aiuta a migliorare la qualità della vostra pennellata. Il gesto deve essere curvo, lento e deciso e la pressione deve essere più intensa all'inizio del petalo e poi alleggerirsi verso la fine della curva. Per quanto riguarda il colore dei petali, quelli che stanno sotto sono più scuri e all'interno dello stesso petalo la parte inferiore della curva è un po' più scura rispetto alla parte superiore che ovviamente prende più luce. Creo ancora un po' dell'arancione, ma lo faccio un pochettino più chiaro per dipingere proprio la punta dei petali che vi dicevo prima. Cerchiamo di fare sempre delle pennellate a goccia così da descrivere proprio l'arricciarsi del petalo su se stesso. Passo ora al colore più chiaro, quindi con la maggiore quantità di bianco, per fare proprio i petali centrali che circondano il centro, il cuore del crisantemo. Per fare delle pennellate il più precise e pulite possibile, è bene avere il pennello carico di colore, non tanto diluendolo, ma appunto caricandone la punta di colore. Per questo con l'acrilico bisogna usare tanta pittura, così come anche con le gouache. Anche i petali della corona esterna li finiamo aggiungendo queste goccioline più chiare che descrivono proprio la punta del petalo che si arriccia. È arrivato anche qui il momento di fare lo stelo, quindi utilizzo ovviamente blu e giallo per fare il verde e ci aggiungo un po' di bianco e un po' dell'arancio che era rimasto sul foglio per desaturarlo un pochettino. Anche qui, come prima, utilizziamo il pennello carico, ma se si scarica in modo poco uniforme, ecco, insomma, datemi dei consigli se ne avete per fare delle linee pulite e sottili con l'acrilico. Secondo me io avrei dovuto usare un pennello un po' più sottile.
Bene, ecco qui finiti i fiori di oggi. Se vi interessa vedere come dipingere altri fiori con gli acrilici, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché così più avanti pubblicherò un altro video simile a questo. Vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Se vi è piaciuto, non dimenticate di lasciarmi un bel like e di iscrivervi al mio canale per non perdere ogni settimana nuovi video su pittura e disegno. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!